Dolcetto o Scherzetto? Heute geht es über den Wortschatz für Halloween auf Italienisch in Italiano. Sei pronto? Mach dich bereit! Cominciamo subito! Cominciamo con il vocabolario di base. Pausiere bitte das Video und schreib in die Kommentaren alle Wörter, die du auf Italienisch über Halloween kennst. Feier, Süßigkeiten, Party, alles, was du kennst. Bitte pausier das Video, nimm dir eine Minute Zeit und mach das bitte zusammen mit mir. Fatto? Okay. Also, bevor wir jetzt weitergehen, bitte ich dich um einen letzten Gefallen. Und zwar.

Il fantasma, una presenza spettrale e spaventosa. <ride> Hexe, la strega, la strega, una figura mitica legata alla magia nera. monsta. il mostro, il mostro, creatura terrificante di varie forme e dimensioni. La maschera. La maschera. Il vampiro, il vampiro. Lo scheletro. La mummia, la mummia. Il cimitero, il cimitero. L'incantesimo, l'incantesimo. Lo zombi, lo zombi il pipistrello il pipistrello vitziga nome, il pipistrello la ragnatela la ragnatela von spinne ragno ragnatela lo spaventa passeri Spaventare, erschrecken, lo spaventa passeri. Und la festa, la festa. Tutto chiaro? Okay, jetzt nimm bitte ein Wort und schreibe einen ganzen Satz auf Italienisch in die Kommentare. Ich werde es gleich gerne für dich korrigieren. Mach das. Ich schaue gar nicht so böse an mit diesem zucker in Testa. Weißt du aber, dass wir auch Redewendungen haben, sogar? Hmm. Vediamo qualche modo di dire legato alla festa di Halloween. Sei pronto? Fare uno scherzo di Halloween. Fare uno scherzo di Halloween. Significa fare scherzi spaventosi. La notte delle streghe. La notte delle streghe è un altro modo per chiamare la notte di Halloween, la notte delle streghe. Interessante, no? Adesso però vediamo insieme sette frasi utili per la sera di Halloween. Mm? Ok, dolcetto o scherzetto, una frase classica che i bambini dicono quando vanno di porta in porta la sera di Halloween. Dolcetto o scherzetto? La tua casa è decorata benissimo per halloween, la tua casa è decorata benissimo per halloween. Qual è il tuo costume? Qual è il tuo costume? Hai paura dei fantasmi? Hai paura dei fantasmi? Questa zucca è intagliata benissimo, questa zucca è intagliata benissimo, Raccontami una storia spaventosa. Una storia spaventosa. Quanti, dolcetti hai Quanti dolcetti hai raccolto finora? Hat dir das Video gut gefallen? Ich bin mir sicher, dass du wieder was Neues gelernt hast. Nutze diese Wörter, um deine Freunde während Halloween-Feier zu beeindrucken. Bin mir sicher, gli italiani saranno molto felici, soprattutto i bambini. Visto noch mehr lernen? Dann schaue ihr gerne 10 curiosità italiane mit meiner Kollegin di Giulia. Noi due ci vediamo nel prossimo video, ok? Ciao ciao, anche dalle mie zucche!